Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi facciamo un vlog, andiamo a Terminillo. Sì. Ma a che ora c'è il coprifuoco? Alle 6 o alle 10? Alle 8. Alle 8? Ci sta a me. Allora, durante il viaggio facciamo una gara. Facciamo la gara. Chi fa il palloncino più grande? Dai. Ma non vanno bene. Ma sei il sole, non serve questo palloncino. Infatti vabbè, questo è Big Bubble, riproviamo. Grande bolla. Ma ti ricordi la volta che ti ho tirato la gomma addosso? Per fare il palloncino, te lo ricordi, mo? Me l'hai sputata? Te l'ho sputata. Ma sì. Non ho fatto apposta, è stata una cosa involontaria. A me non era volontaria. Oppela! Ecco, una volta che stava venendo il palloncione grande. E no, così ce l'avevo però. Ok. Ma cade? No, è incastrato. È incastrato? Ma non vanno bene. Ma io non ci riesco, io sto guidato, guarda avanti, posso vedere se faccio. Vabbè, io faccio. Bari. No, non vanno bene. Anche c'è l'autovelox. Ci venite mai a Rieti. Ci venite mai, guarda. Se vi capitate da queste parti di una Maria, no. No. Sulla Salaria sorridete, perché poi fanno tutti i selfie. Cioè. Sì, no. Sta cazzata. Ma quanto sto? 60. Quanto era il limite? 69. Eh? 69. La 60. Sono bastardo. No, non va bene. Niente. Allora, ok, facciamo un altro gioco. Cantiamo. Io canto un pezzo di una canzone e tu devi indovinare che canzone è. No. Sì. Ma la devo cantare o la devo parlare? Se la canti è facile. Se la canti è facile. Allora, su di me questa notte come se fosse Dio, fossi tu. Che canzone è? Sei io. No, oppure? Adesso. Non è quella. No. Ma tutte canzoni di merda, cazzo. Ma non so canzoni di merda, è Umberto Tozzi. Appunto. No! Piace Umberto Tozzi, insomma, manco che cazzo è. Che t'avevo detto, manco mai ricordo più. Se io se lei. Ma che se io se lei? Era Stella Stai. Stella Stai. Stella Stai su di me questa notte come se fosse io, fosse lei. No, non è che mi ricordo bene. Vabbè, cambiamo canzone. Perché? Allora, tieni la tua immagine. Porca miseria. Chiudila nei tuoi occhi a zingara. Che canzone è? È sempre Tozzi. Vale, Barbara, perché non tutti lo sanno. C'è una canzone che si chiama Barbara che adesso Ivano vi presenterà. Giuda? No, così. Barbara, chiudi la tua immagine nei tuoi occhi a zingara. Vabbè, forse non canto. Vabbè, cambiamo gioco. No. Questo. Quante canzoni decenti. Però. Canzoni decenti. Allora. Sono un italiano e canto. Datemi. Tutto couture. No! Datemi Fiorello e Panariello alla TV. Sono un italiano medio nel blu dipinto di blu. 1-0. No, non mi ricordo. Vabbè. Ma perché? Per me. Ma per chi? Per te. Ah. Vai, tocca a te. No, è 2-1 perché prima non ho riconosciuto la seconda, terza, sì. Ok, tocca a te, io indovino. Tocca a me. Non è comodo per te, però così, perché per tutti i difetti. Capelli bianchi e rughe, dai. Aspetta, sto a pensare perché io già c'ho un reparto musicale proprio straniero. Immagino. Io non sento roba italiana. Ma perché lui non è italiano, lui è rumeno, ha origini rumene.
vero. Perché siamo in montagna. Non per umani, non è vero. No, sto scherzando. Macedone. Ok. Vai. Maiahi. Maiahu. T'ho detto che è rumeno. Maiahi. Maiahu. Maiahu. Yamaha. No, no, non si chiama Yamaha. Si chiama... Dai, dai, perché sì. Tu lo sai? Certo. Giura. Giuro. T'ho detto, Si chiama... Io pure sono internazionale. Non è che? So l'italiano, lo spagnolo, certo. L'inglese, il francese, il tedesco, andamos l'arabo... dal amigos mios, ecco il suo spagnolo. Certo. Anche il tuo qual è? No, ieri siamo messo non un video... Non ho mai detto che c'ho lo spagnolo. Spagnolo. Il spagnolo ho messo il video. Sì. Con i sottotitoli? No. Vabbè, solo tipo dolci sogni, una cosa. Vabbè, dai! È Maiahi si chiama. No! Non mi ricordo. Dru, dru, dru. No, dru, dra. Drama yei. Drag, drag. Drag. Drago. Drago. Dragos. Dragostea. Dragostea. Ding. Ding don dan. Dei dei. Dei dei. Ding te. Ding den dei. Dragostea din te. Dragostea din te. Era un piccoli. Sono meglio. Posto, ho detto. Ah, tocca a me. 3-1 per me. 3-1. Vabbè, chi vince paga da beve, è questa la regola. Solo italiane. Beh. Ecco, perché io solo l'italiano. Papà, le barone. No, è così. Sei il gioco facile. Certo, io gioco per pera. Certo. Allora, segui il fiume. L'orizzonte. Bravo. Dimmi che vuoi restare come se il mare blu voglia andarci con te e non c'è bisogno di niente. Ai 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 ai. Allora, poi aspetta, non mi imbroglia. Allora, ci sta la notte buia. Lui è assassina. Generale, Vasco Rossi, Marzi De Gregori. Ok. Canca Vasco Rossi, un po' essere errore. Ma comunque cantava più famoso quella di Vasco e quella di De Gregori. Vai, tocca a te, facile. Vabbè, 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 vabbè. Come pensavo. No, tu però qua dietro mi sconfondi, mi fai. Che sei il sapore dei miei baci. Che fai la stronza, ma mi piaci. Quanto mi piace quella canzone, ma non me l'ha dedicata. Ma non è vero, non è vero! Ma la sono dedicata da sola! Perché mi piace! Perché sono stronza, ma mi piaccio! Senti un po'. Mi piace! Vabbè, io. Vai! Ah, devi uscire sola! Pronta? No. No. No, che non mi viene niente, sto guidando. Non riesco a fare due cose insieme. Già una. Vabbè, quindi il gioco finito, ho vinto io e paghi da bere. Tu, quanto pagavo uguale, mi hai perso. No, non ho perso. Mamma. Dica. Se perdi, paga. Allora, perso mamma, paga mamma. Non ho perso mamma, facciamo il bar. Ma io ne caccia sti sordi. Facciamo il bar. Mamma mia, che pulciara. No, tu hai perso. Ma io ho perso 3-1 per me, ho perso io. Tu hai perso ormai, mamma. Ma vacca che... Ma come... Chi? Ma te sei alleata con tuo padre? Ma c'ha ragione, perché scusa, no, non è che sei alleata con me. Va bene. Lei è una persona onesta. Vabbè, e allora facciamo perso questa. Paghi. Un attimo, facciamo e questa. Bambini, questa vinci. E tutto. Decide tutto. Intanto sei proprio una ragazzina. Cioè, io sono una ragazzina dentro. Non devi cacciare i sordi. Io sono una bambina. Caccia i sordi. Allora, questa decide tutto. Se la vinci, pago io. Se la perdi, paghi tu. Mone, tu pensa una difficile, no, però. Tu perdi, tu paghi. Vabbè, ho capito, pago io senza canzone. Va bene, ciao. Ciao, belli, ciao. Sì, mettiamo la curva di Drapone. Inizia un video. Bravo. Facciamolo. Allora, senti, qua che fa? Qua? Qua ancora niente. Tra pochetto inizia la strada per fare la corsa. Ecco, dopo, sotto a quel ponte. Da là inizia la Coppa Carotti. È la cronoscalata del Terminillo, che la fanno tutte, se non ricordo male, le terze domeniche di luglio, o la prima o la terza domenica di luglio. Tutti gli anni si corre la Coppa Carotti, ma fanno pure noi. Se corri te gonfio.
voce, ma anche dai, allora qui inizia la Coppa Caprotti. No, Caprotti, mannaggia i capri di Sant'Antosta, ce l'ho. Carotti, Carotti, Coppa Carotti, è un pezzo di strada che fa parte del campionato italiano cronoscalate. Mannaggia Caprotti. Ok, ho iniziata. È iniziata già, sì. Ok, è iniziata. È salita. È iniziata, in prima posizione c'è Ivano. Contro nessuno. Contro nessuno, dai Ivano, sempre in prima fila. Sì, il problema è che quelle sono belle macchine, non che questo sia un cesso, però insomma non è una macchina per fare le cronoscalate. Quella lì, da là inizia il coso, tutte le macchine parcheggiate, poi la partenza dovrebbe stare, no? Qua. È stata posta curva, poi un pezzettino di dritta piccola, curva a sinistra. Qui sono già un sacco di volte. Aspetta che ammazzo il bimbo, se no. No! No, non voglio uccidere il bimbo. Eccola, da qui si parte, vedi, Coppa Carotti c'era scritto. Partono da qui, logicamente è tutto chiuso. Perché se no ammazzano qualcuno. E qua sparano giù come assassini. E qua comincia la gara, questo è già un pezzo di gara. Vedi con l'alberata? E qua si comincia a correre. Dai, facciamo un pezzettino di strada figo. Vai piano. Dai, tranquillo. Dai! Tranquilla, che qui ormai è tutto così, il circuito. Oh, vai piano. Ma io ti fa vedere com'è, no? Ivano, vai piano. Vado pianissimo. Ok, io mi mettevo su sto muretto qui, i primi anni, e vedevo le macchine che partivano qua, curva a sinistra, drittone col muraglione, eccolo, eccolo, e curva a destra, via. Poi si viene tutta su de terza, vedi? Tutto piena, 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 per stacchi il gas. Guarda, roba seria, Poi se calcoli che non è tutta la strada tua, tia, guarda che roba, via. Sto andando piano, non riesco. Senti, cazzo. Oddio, sembra un fruttarolo. Ecco, no, ma l'abbiamo ripreso. Abbiamo ripreso il primo. Una Chevrolet Matiz. Guarda che curve che fa, guarda, mo. Guarda, gli fumano le ruote. Guarda. Non riesco a ripiarla, mo. Non riesco. Ok. Ma senti che puzza sta macchina, ma che cazzo? Ma è tua? Madonna mia, sì, questo è odore di catalizzatore proprio. Pensa quanti cavalli c'ha sta macchina. Questo voi sembra che sta manna sua a 60 km orari, ma non è così. Perché si dice che quando una macchina... Oh, questo dove? Fa Coppa Caprotti. Grande, questa fa Coppa Carotti e scendi. Carotti, no Caprotti. Ma lo so, te sei incastrata con Caprotti tu, ma perché Caprotti? Dai, è un po' zio. Vai piano. Ma io vado piano. Sì, ma poi... guarda che panorama. Oh, su, io lo fai vedere il panorama. Però Rieti, in sce venita, Rieti. Ma non per i reatini. Rieti, proprio piano di autovelox, raga. Attenzione, raga, c'è un panorama mozzafiato, guardate. Fiato di mozza. Eccola. Sorpassione il dritto. Mamma mia, ragazzi, siamo primi. Abbiamo vinto. Siamo primi. Che te ridi tu, papà? Abbiamo vinto. Vai piano che te gonfio, mi sta venendo l'umidità. Sto andando piano. Sto andando pianissimo. Stiamo sempre a 80 km orari. Centro abitato. 80 km. Centro abitato da chi? Dai lupi. Cinghiali, i volpi, i cosi, i fiscioni. Che sono i fiscioni? Niente. I fiscioni sono i volpi piscioni. Fiscione, conosci il fiscione papà? Guardate, che panorama pieno di montagne. E ancora niente, questo è il tornantone a destra, mamma. Vai piano che te gonfio. 500, regà. Zoom, buttano giù tutto. Senti. Quanto mi piace sta strada, mio papà. Cioè, non potete capire il panorama. No, il panorama. Ma stiamo arti poi, eh. Ma la strada. Proprio bella, ti diverti. Sì, papà. E qua siete più un cazzo. Ti diverti a correre su sta strada, non c'è sta una macchina, non c'è sta un cristi, niente, capo corre. Vabbè, ci aggiorniamo dopo, quando arriviamo su. Sì, tanto penso che tra 10 minuti saremo arrivati. Vabbè, raga, vi volevo fare vedere il panorama. Cioè, è mozzafiato. È mozzafiato. Ve lo famo vedere su. Ragazzi. Siamo arrivati a Terminillo, giusto? Sì. Adesso. Sono arrivato primo, eh. Ho vinto.
ho vinto qualche cosa? Un sacco di cose. Allora adesso ci parcheggiamo e vi facciamo vedere il panorama. Qui è pieno di alberghi. Sì, di piscioni. Tu sei coglione. Ci sono tutti gli alberghi. C'è un panorama mozzafiato. Mozza il fiato. Adesso troviamo un parcheggio e vi facciamo vedere Heidi e le sue e le sue gabrette che si fanno di coca e che vedono i monti che dicono com'è, i gabretti si fanno ciao, i monti che sorridono. Io la prima drogata me la porta a scuola. Heidi è la prima drogata. Guarda la palla su antenne. Guarda l'antenne, la palla su. Vedi la palla, sta pure l'impianto per salire. Poi lì si scia, la palla si riempie di neve. E comunque fa 13 gradi qua. Infatti fa freddo qua, raga. Io ci ho pensato che non mi sono preso neanche il giacco. No, noi stavamo a mezze mani che calcola. Infatti siamo due coglioni. Ci sono le case comunque. Cazzo le guardi? Ecco. No, cos'è? Non so case, amore, sono tutti alberghi e residence. Non ci sono case, giusto? Ma farà freddo? Farà freddo? No, si gela. Allora, eccoci qui. Adesso andiamo allo chalet. Prende freddo. Prende un caffè. Che fa 13 gradi. 13 stanno gradi. Tutti col bomberino. Tu figli ha portato smanicato. Gaia c'ha il giacchetto, non siamo a mezzo mani. Vabbè, ma te non ci deve fregare un cazzo. No. L'importante è che tu figli c'ha il giacchetto. Ecco, questi siamo tutti a magnà. Adesso andiamo a fare i funghi, i cinghiali, no non è vero, ci facciamo un girino nel bosco. Ti va? Saluta che devo chiudere. Ciao. Lasciate un bel like.